Benvenuti alla 172esima puntata di Pillola Montecitorio, la settimana che va da lunedì 25 giugno a giovedì 28 giugno, una settimana che è stata intensa e complicata come vi ho preannunciato già la settimana scorsa. Infatti lunedì abbiamo cominciato la mattina alle 11 con la discussione generale sul disegno di legge che, come sapete, reca disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro. Quel provvedimento che Monti ha chiesto ai partiti di maggioranza di garantire, di cui ha chiesto la garanzia per l'approvazione prima che partisse per il vertice europeo, questo ha comportato sicuramente la rinuncia da parte dei partiti di maggioranza. Questo riguarda in particolare il Partito Democratico, come vi avevo detto, su due punti, quello degli esodati e quello degli ammortizzatori sociali, ma non solo, di rinunciare a delle modifiche immediate con l'impegno da parte del governo a rimettere mano nel settore, in queste parti, diciamo, che sono rimaste in qualche modo con dei problemi, di metterci mano in provvedimenti immediati futuri. Quindi si è proseguito con un percorso molto accelerato. Alle 18, dopo l'inizio della discussione, la fine della discussione generale, vi è stato il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità che erano state presentate al provvedimento dalle opposizioni. Nella mattinata di nella serata di lunedì, subito dopo le pregiudiziali, il governo ha posto la fiducia che, come vi ho accennato, ha riguardato 4 voti, per la semplice ragione che nel momento in cui il governo mette la fiducia sul testo della commissione senza modifiche non può farlo con un unico emendamento, è un fatto tecnico, ma lo deve fare su ciascuno degli articoli. Comunque, la fiducia è stata posta nella serata alle 6.40 di lunedì. Martedì vi sono stati, con l'accordo delle opposizioni, alcune deroghe alle 24 ore nelle quali non si dovrebbe lavorare a causa dell'apposizione della fiducia prima del voto di fiducia, e vi è stato innanzitutto l'informativa del governo sul carabiniere ucciso in Afghanistan, e poi a seguire vi è stata la discussione generale sulle mozioni che erano presenti, le mozioni in particolare quella che poi vedremo è stata votata da PD, UDC, ma non firmata dal PDL, che ne ha presentata una propria, che riguardavano la politica europea, le linee della politica europea dell'Italia in vista proprio del Consiglio europeo che si sta svolgendo in questi giorni. E poi un'altra mozione che era quella presentata dalla Lega sul Fiscal Compact. Fatta la discussione generale su queste due mozioni, poi si è arrivati alle 18.40 di martedì e si sono fatti i primi 2 voti di fiducia e si sono conclusi intorno alle 9.30. La mattina abbiamo ripreso con altri 2 voti di fiducia, gli ultimi 2 restanti, e poi c'è stata tutta la fase, stiamo parlando di mercoledì, tutta la fase gli ordini del giorno con l'illustrazione, il parere del governo, le dichiarazioni del voto e il voto sugli ordini del giorno, e poi a partire dalle 5 con la diretta televisiva il voto finale sul provvedimento, che è passato con moltissimi mal di pancia espressi anche attraverso un voto che ha visto molti assenti, molti astenuti e qualche contrario nel PDL. Comunque il provvedimento è passato, quello sul mercato del lavoro, e poi si è passati al punto successivo che avevamo all'ordine del giorno, cioè il conflitto di attribuzione in un giudizio che riguardava Di Pietro e Berlusconi, insomma una cosa tecnica. Comunque la Camera, con il voto della Lega, con il Partito Democratico, l'UDC e l'Italia dei Valori, abbiamo deciso di non far costituire la Camera in giudizio, cioè di non opporsi al conflitto di attribuzione e di quindi consentire che il processo vada avanti. Il PDL ha votato in modo contrario. Poi subito dopo vi è stato il voto sulle mozioni, un pressing fino alla fine sul PDL perché firmasse anch'esso la mozione degli altri 2 partiti della maggioranza sul Consiglio europeo, ma questo non si è verificato e quindi sono votate mozioni diverse, quella, diciamo, unitaria senza il PDL della maggioranza, quella del PDL, e poi è stata la mozione sul Fiscal Compact della Lega. Con questo si è conclusa la serata di mercoledì. Giovedì è iniziata la discussione generale sulla spending review, sulla razionalizzazione della spesa, è un decreto legge
e poi dopo nel pomeriggio, come di consueto, le interpellanze urgenti. Avrete sentito della polemica che c'è stata riguardo l'ingorgo di decreti che vi sono all'esame della Camera. Qualcuno ha fatto delle battute riguardo le vacanze dei deputati, questo non c'entra assolutamente nulla, il problema serio è che i decreti scadono dopo 60 giorni dal loro approvazione in Consiglio dei Ministri e siccome ce ne sono ben 13 che scadono nel giro di un mese e mezzo, è davvero complicato riuscire ad approvarli tutti, altrimenti si rischia che qualcuno di questi decada e la decadenza di un decreto legge è un fatto grave perché ovviamente ha prodotto nel frattempo effetti di legge. Va bene, comunque con questo abbiamo chiuso, vedremo come andrà avanti il programma. La settimana prossima avremo, oltre al decreto sulla spending review, avremo la mozione, le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Fornero e poi avremo un altro decreto che riguarda la Siria, ma ovviamente di questo vi parlerò la prossima settimana. Per il momento è tutto e vi auguro una buona giornata e forza Italia.